Ciao a tutti, popolo del tubo, e benvenuti in questo video speciale e celebrativo per i 15 anni di Farming Simulator. Eh sì, ragazzi, questo simulatore agricolo da noi tanto amato compie 15 anni. Era il lontano 2008 quando uscì il primo Farming, e oggi Giants lo festeggia festeggia questo anniversario, questo compleanno, questo traguardo molto importante con un blog e un video. Io ringrazio la Giants per avermi mandato il video in anteprima, così come il blog, in modo che io posso registrare questo video e farlo uscire in contemporanea. Quindi nel momento in cui lo state vedendo è già uscito il video, è già uscito il blog, vi lascio tutto in descrizione. Andiamo a vedere insieme questo video celebrativo che io non ho ancora visto. Voglio vedere insieme a voi in diretta questo video. Prima però vi ricordo in descrizione tante cose importanti per me: la piattaforma Viola, dove se avete Prime potete venirmi a trovare ed abbonarvi gratis al mio canale per aiutarmi e sostenermi, il tastino super grazie per offrire un caffettino al canale, per aiutare il canale a sopravvivere, e grazie ad Alessandro che ieri mi ha offerto il suo caffettino, grazie di cuore. Poi vi ricordo il link appunto per acquistare tutto quello che riguarda Giants e dalla mia affiliazione e aiutarmi a scalare le vette verso l'oro, ma soprattutto vi ricordo il mio secondo canale RobbyMel81Extra, dove porto tutti gli altri videogiochi del mondo, tutte le altre mie passioni, vlog, videogiochi, motorsport. Chi più ne ha più ne metta, vi aspetto di là. E detto questo, ragazzi, mettiamoci comodi perché iniziamo il viaggio. In questo video metteremo pausa, cioè lo commenteremo, insomma, non è che lo vedremo tutto d'una botta. Commenteremo, faremo, insomma, mettetevi comodi. Iniziamo. Ah, questo è il primo Farming, raga. Farming Simulator 2008. Guardate, sembra la grafica del telefono. Mi sembra che all'inizio c'era solo Fendt come brand, o comunque erano pochissimi i brand. Poi si passa a Farming Simulator 2009, eccolo qua, vedete, con i primi pallet, le prime trince. Poi si passa al 2011, ecco qua, con la Kron. Già qua fu inserito, ad esempio, mi ricordo, il multiplayer. Entrarono già nuovi brand come appunto la Kron che state vedendo, vedete, certo la grafica non era proprio il top, Garant, eccetera eccetera. Poi venne il primo episodio dedicato ai mobile, ovvero Farming Simulator 2012. Questo fu il primo sui vostri telefoni. E poi si passa al 2013, il primo vero passo in avanti per quanto riguarda Farming. Già qua, rispetto al passato, beh, era una rivoluzione. E questo qua è stato il Farming, a mio parere, ma non solo a mio parere, ma anche a parere di tutti quelli che ci hanno giocato, il Farming con più mod in assoluto. Mi ricordo il modding italiano qua era unito, attivo. Sì, c'era qualche schermaglia, qualche cosa, ma non è che c'erano le guerre che c'erano oggi, le invidie, le cattiverie, le cose. Era unita sia la community a livello del tubo, a livello di influencer, ma anche a livello di creator e di modder. Cioè era veramente il periodo d'oro di Farming Simulator, e chi c'era ai tempi, chi l'ha giocata ai tempi, sicuramente potrà confermarlo qua sotto con un commentino. Guardate che bello. Poi si passa a Farming Simulator 14, anche questo per mobile, e già anche qua abbiamo una rivoluzione a livello di gameplay, di grafica, è un grossissimo passo avanti. Ma un'altra rivoluzione fu Farming Simulator 15, con nuovi brand, tra cui anche New Holland, e soprattutto è l'anno in cui io ho scoperto Farming. Io ho iniziato a giocare a Farming con il 2015, sono sicuro che tanti altri hanno iniziato con questo Farming, che è quello che io tengo più nel cuore, ragazzi. Se ve devo dire qual è il mio Farming preferito, rimane assolutamente il 15, senza proprio alcun dubbio. Poi abbiamo il 16, anche il 16 per mobile, anche questo un ottimo
capitolo per chi gioca da mobile e poi il fantastico Farming Simulator 17. Mi sembra ieri quando uscì, mi sembra ieri quando portai i video per la prima volta. I miei primi video sono stati sul 17, poi ho portato qualcosa anche del 15, ma io qua ho iniziato con il canale, quindi ovviamente una parte d'amore sta anche qua oltre che al 15, veramente bello, la Gold Crest Valley eccetera eccetera. Poi Farming Simulator 18, ho portato qualche cosa con BlueStacks, l'emulatore che ci permette di usare Android su PC, avevo portato qualche cosina, devo dire che non era male come gioco anche Farming Simulator 18 per mobile. Poi abbiamo, vabbè, il 19 con la novità del cotone, Class eccetera eccetera, chi si dimentica il fantastico DLC Class, il DLC Gvernland, tra i più belli DLC mai usciti. Poi abbiamo il 20, ovviamente, che tanti ancora stanno giocando su mobile, su Switch eccetera eccetera. Poi abbiamo il 22, che tanto ha diviso la critica, chi lo vedeva come un gioco bellissimo, chi lo vedeva come il 19 con le mod. Alla fine l'unico difetto che si può dare a Farming Simulator 22 è proprio quello delle troppe mod, diciamo tra virgolette così, non inerenti al gioco, e delle poche mod uscite. Ma ne abbiamo parlato ieri di questo argomento, se vi interessa, non è questo il luogo dove parlarne. C'è il video dove parliamo delle mod, appunto, di Farming Simulator 22. E infine il tutto è usato anche un po' per il lancio di Farming Simulator 23, che uscirà il 23 maggio, quindi tra un poco più di un mese. Ecco qua. E qui, ragazzi, guardate che bello, ripercorriamo la storia di tutti i Farming Simulator. Bello. Un bellissimo video, ragazzi, che mi auguro vi sia piaciuto. Aspettate che torno un pochino indietro, che è bello chiudere così, ragazzi. Guardate che bello, è bello chiudere così. Ragazzi, adesso passo la palla a voi. Mi piacerebbe tantissimo sapere qual è stato il vostro primo farming, qual è il farming che avete più nel cuore e perché, cosa ne pensate dell'ultimo farming e cosa vedete nel futuro di farming. Questo è molto importante. Io credo di aver già risposto. Il mio farming primo è stato Farming Simulator 2015, che è quello che mi è rimasto più nel cuore. Ma vediamo un cuore diviso a metà nel mio caso, cioè un po' il 15, un po' il 17, che è stato anche quello che mi ha fatto iniziare la mia carriera, diciamo, da youtuber. Cosa vedo nel futuro di farming? Ho paura che il gioco venga troppo snaturato come un open world, con le macchine, i tricicli, biciclette, l'RP come se fosse GTA. Sta cosa un po' mi mette paura. Io vorrei che questo farming non si snaturasse, che rimanesse sempre un gioco incentrato sui trattori e non su altre cose. Insomma, ho un po' paura, temo un po' questo. Temo diciamo l'assottigliarsi, se non lo sparire, delle mod. Anche questa è una cosa che temo tantissimo, che spero non si verifichi mai. Insomma, ho un po' di paura per il futuro, ma staremo a vedere, ragazzi. Io voglio sapere tutto invece quello che pensate voi. Lasciate un bel likeino per il video, che per me è importantissimo. Ringrazio gli amici abbonati che ancora credono e danno fiducia a questo canale. Grazie veramente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!